Non bastano i furti molto frequenti sulle 500 Abarth. Voi non potete capire, negli ultimi mesi ogni giorno una 500 viene presa di mira. È incredibile. In più si aggiungono anche le truffe. Io dico, come si può rompere a 42.000 km un motore robusto come il D-Jet? La macchina era nuova. Madonna, questo è olio puro. Per colpa di tanti meccanici furbi che si approfittano di persone che magari non sono tanto alla conoscenza della meccanica, dei motori e le varie manutenzioni. Purtroppo ci si affida a queste persone, gli si dà fiducia. Meglio non aggiungere altro. Prima di raccontarvi di questa brutta vicenda, volevo ringraziare lo sponsor di questo video. Un mio caro amico ingegnere ha scritto questo libro molto molto bello e particolare. Si chiama Teoria dell'assetto di un veicolo. Parla di dinamica, assetto, ma vi porta a conoscere nello specifico come funziona un'auto. Al di là di quello che sono il nome dei componenti, vi aiuta a capire a cosa servono, come vengono utilizzati, come si può migliorare un'auto, come si può elaborare nel miglior modo per renderla più veloce e prestazionale. Scritto con il contributo anche dei più grandi ingegneri che lavorano nel team Ferrari e Alfa Romeo. E per chi come me va oltre l'estetica e ama la meccanica pura, fa davvero il vostro caso. Vi capita mai di farvi quelle piccole domande, no? Dove a volte non sappiamo darci delle risposte certe e precise. Qui troverete tante informazioni che fanno davvero al vostro caso. Vi lascio il link qua sotto in descrizione per acquistarlo, è davvero molto molto bello. Io è già la seconda volta che lo leggo. Ma soprattutto è importante conoscere la nostra auto, perché aiuta ad evitare certe persone che ne combinano di tutti i colori. Tanto il loro pensiero è, ma chi se ne accorge, vero? Mi rivolgo a tutti voi, non solo ai possessori di Abarth. Controllate sempre le vostre auto, specie se vi affidate a delle officine convenzionali. Mi sono sempre fatto tutto da solo. Tutto da solo anche perché non amo portare l'auto per delle vecchie esperienze nelle case ufficiali. Non mi piacciono né i componenti che usano, soprattutto l'olio che viene usato. Da un po' di anni ne sento abbastanza, davvero abbastanza. Mi sono stancato di sentire i racconti di persone, amici, che si sono rivolte alle officine convenzionate. Roba da mettersi le mani nei capelli. Come si può rompere una 595 Turismo con appena 42.000 km? Un'auto nuova, veramente nuova. Ma stiamo scherzando? Per spaccare un motore così robusto ci vuole davvero tanto impegno. Se pensiamo che se l'auto è tenuta bene, non solo fa tantissimi chilometri, ma i suoi pistoni originali possono sopportare potenze nell'ordine dei 300 cavalli. Ripeto, tutto da originale. Mi è sorto subito il dubbio perché l'auto in 42.000 km aveva fatto solo un tagliando. Ma qui viene il bello, perché non solo gli era stato messo l'olio tanto consigliato dalla casa madre, che io sconsiglio assolutamente, ma in questo tagliando non avevo cambiato il filtro dell'olio. Non sapendo dell'accaduto, l'auto ci ha percorso dei chilometri, giustamente, arrivando così ad attappare completamente il filtro dell'olio. Una mattina va a mettere in moto a freddo e l'auto fuma di blu, di colore blu a nebbia. Si vedeva subito che c'era qualcosa che non andava. L'ho tirata fuori, ma sabato non facevo sto fumo blu. Madonna, questo è olio puro. Risultato, filtro dell'olio tappato, che ha causato problemi alla testata, rovinando anche le fasce dei pistoni. Io non ho parole. Ci credi che il filtro dell'olio non è mai stato cambiato? Non si smette mai di impararne una nuova. Pensate che delle officine segnavano il tagliando completo effettuato, mentre poi andavano solamente a rabboccare nell'olio vecchio. Mi è capitato anche di assistere di persona a una vicenda causata a un mio amico, lui possessore di un Audi A3 2000 diesel. Doveva appunto effettuare un tagliando completo nell'officina autorizzata, convenzionata dalla casa, lascia appunto l'auto lì per il tagliando, ritorna dopo qualche ora, ritorniamo, tempo 100 metri
e l'auto incomincia a schizzare fuori olio da tutte le parti. Pensavamo chissà cosa era successo, semplicemente il tutto perché era causato che nel tappo dell'olio non era stata messa la nuova guarnizione. Quindi immaginate voi, per fortuna il motore non era caldo, per fortuna. Ce ne sono davvero tante, per raccontarle tutte non basterebbe un video da 20 minuti. Quello che vi dico è controllate sempre i vostri motori, non limitatevi a seguire i libretti di manutenzione e lasciare le vostre auto così senza sapere il lavoro che viene effettuato. Nel libretto e uso e manutenzione della 500 Abarth è consigliato effettuare ogni 30.000 km il tagliando completo alla macchina. Ora, pensate voi a chi usa tutti i giorni l'auto per andare a lavorare o chi fa delle giornate in pista molto pesanti come stress al motore o appunto chi la usa per divertirsi, accelerare e quant'altro. Già è troppo sforare i 15.000 km con un tagliando, non si scherza con l'olio. Cercate sempre di scegliere un olio buono in base alla vostra preparazione, anche se avete un'auto originale. È davvero importante. Con la mia preparazione io tagliando l'auto mediamente ogni 5-6.000 km con quest'olio qua, oppure una volta all'anno dall'ultimo effettuato. Il 1400 ha pochissimo gioco tra pistone e canna e scegliere un olio troppo denso farebbe fatica a lubrificare, specialmente con il freddo. Perché sconsiglio l'olio originale? Chi usa quest'olio, quello consigliato dalla casa, non solo ha riscontrato le note morchie sulla testa e sulla coppa dell'olio, ma tante persone hanno avuto problemi alle testate, hanno rotto turbine, hanno rotto scambiatori di calore. È un olio che perde facilmente le sue caratteristiche e lascia i suoi detriti nelle varie zone del motore. E per chi la usa intensamente lo sconsiglio. E per questo anche consiglio non solo di scegliere un olio buono in base alla vostra preparazione, ma di tagliandare l'auto con preparazioni normali non più di 10.000 km. Ovviamente chi ha preparazioni più alte sa bene che l'auto verrà tagliandata più frequentemente e con meno chilometri. Quando effettuate il tagliando cercate sempre di farlo nel modo giusto. Prima di scaricare l'olio vecchio usate anche dei pulitori olio motore che vanno a togliere quei po' di detriti che si formano nel corso del tempo. Usate anche degli additivi per il sistema di iniezione così da tenere sempre il circuito pulito. Pulite anche ogni 2-3 tagliandi, quello che consiglio sempre, il corpo farfallato che nel corso del tempo si sporca e rende meno prestazionale l'auto. Arrivando alle candele, dove dal libretto di uso e manutenzione sono consigliate di sostituirle ogni 60.000 km. Consiglio che vi do è di non arrivare a più di 25-30.000 km. Io per esempio con la mia preparazione le cambio ogni 15.000, sono molto importanti, specie per chi ha il bang e l'anti-lag, sa che le candele sono molto stressate, ma non solo. E mi raccomando, cercate di cambiare tutti i filtri, sempre. Sono accortezze che molti mettono in secondo piano, non trascuratele mai, la manutenzione è importante. E non mi riferisco solo ai possessori di Abarth, ma a tutti i possessori di auto potenti, che siano 1.400, 1.600, 2.000 a salire. È giusto trattarle con le giuste cure, anche perché così rimangono sempre belle e perfette. Come dico sempre, l'auto non invecchia mai se trattata con le giuste cure. Invecchia solamente quando si decide di non prendersene più cura. We'll be right back.
Ciao.